me ne andrò dagli Eternals. Ah, vabbè, è una gag, è vero. Minchia, che fatica sta vita, madonna. La persona più confusa di tutta la GOT. No, oh. il problema che ho, cioè, sono sincero, oggi vengo da due appuntamenti con due squadre diverse. Vi giuro, io non so cosa fare. Cioè, non sono capace. Cioè, potrei avere le idee chiare, però non ce le ho perché cambia sempre qualcosa, perché di qua, perché di là. C'è stata una squadra che mi ha fatto un'offerta e l'offerta è stata diversa da tutte le altre. Io adesso devo ancora parlare con ZV, capire cosa voglio fare, cosa devo, cioè voglio, cosa voglio fare, lo so, cosa devo fare con lui, capire com'è la situazione lì. Soldi da fare solo con sì, quindi per parlare con lui per capire cosa dobbiamo fare e poi vi do un indizio e basta. Ancora ti devi iscrivere? Allora, veloce, iscriviti, campanella, News Got Link, semplicissimo, Stada o Boo. C'è una squadra che è in vantaggio sulle altre, perché mi ha fatto un'offerta diversa da tutte le altre. Ma questa offerta diversa su che parametri si basa? Non penso proprio monetari, perché tutti offrono dei soldi attualmente, da quello che traspare. Allora, no, non posso dirlo, sono troppo... Ha un parametro, cioè ce ne sono tanti, puoi anche deviare, puoi parafrasare, cerca di far qualcosa. Ok, è la squadra che mi ha offerto meno soldi di tutti. Meno soldi di tutti? Sì. Posso dire questo, però posso dire è un bellissimo progetto. Ok, ok. Progetti però, questi progetti, tutti sul progetto. Boh. Quindi ZV non ha fatto sapere nulla in chiave mercato, nuovi acquisti zero? Nulla di nulla? È imballato con un lavoro suo e quindi non gli sto rompendo i coglioni. Aia, sgamato subito! Sgamato no, no. Subito! È il rosso il primo che caccia i soldi, ragazzi. Infatti il rosso non ha offerto niente di diverso, capito? Cioè... è questa la cosa. Vabbè, magari vuole essere un uomo libero. Attenzione, la mossa di Paolone Gala! Ecco, una squadra che non mi ha fatto un'offerta, non me l'ha fatta l'offerta, sono i Pegasus. Malissimo, malissimo. Parlerò con Ragnar. Vabbè, ma sono a posto. Ma secondo me, allora, posso dire la verità, cioè, allora, se avessi scelto i soldi, avrei scelto un'offerta che mi è arrivata all'inizio del calciomercato. Se voi siete stati attenti, mi è arrivata un'offerta all'inizio del calciomercato. Okay. Non so perché, io poi non so perché. Gabri Gabra ha detto, J-Pata è già dei Redlock. Perché ha detto così? Doveva fare hype. Era, se non sbaglio, era la prima live che ha fatto di questo genere. La prima notizia sei stato tu ai Redlock. Mi hanno scritto un bot di in discoteca, mi fermavo. No, ai Redlock, come mai? Ma come? Ma chi? Perché poi è uscito a mezzanotte sta roba. Io ti dico, Jay, consiglio da una persona che assolutamente non neanche probabilmente dovrebbe darne di consigli. Io fossi in te rimarrei agli Eterni. Tu sei gli Eternals, hai dimostrato che te la puoi giocare e che con fondamentalmente uno o due giocatori di livello la squadra la porti a competere. Quindi rimarrei lì a fare il Totti o il Del Piero della situazione. Vabbè, si va subito lì, giusto. Ok, vedi, io volevo fidelizzarti con questi esempi. E mi allora, io ti dico, io sono sincero con te. Io non vado dove ci sono i soldi. Però in GOT League ci sono dei giocatori, oggettivamente, anzi non lo so, ci sono dei giocatori che, abbastanza anonimi, che percepiscono dei soldi. Ma io poi non so, vi giuro che non so chi piglia i soldi, ve lo giuro. Però so che ci sono dei giocatori anonimi che prendono dei soldi, così mi è stato detto. Io non posso, cioè, allora, se voi foste J-Pata, giochereste gratis, parliamoci chiaro. Ma anche... Assolutamente no. Ma io, guarda, non solo, cioè non perché sono il capocannoniere, non me ne frega niente del capocannoniere. Io non vado a dire, ti giuro, sai che le trattative le faccio, no, pagami così perché io sono il capocannoniere. No, pagami così perché io rischio il cazzo di ginocchio ogni partita che faccio sui campi di calcio, veramente, perché sto in mezzo alla strada, anche allenandomi. Quindi solo perché io rischio il ginocchio e mi metto a tryhardare di brutto, non ti vado neanche a sparare cifre così, perché sicuramente non mi vado ad arricchire con la GOT League. E non voglio dire sono il giocatore più pagato della GOT, non me ne frega. Però sicuramente ci sono 9 squadre su 10, per dire, che mi offrono 50 euro a partita e gli Eternals me ne offrono 0, dove vado? Secondo voi? No, hai ragione. Il discorso non fa una piega, però... Così come se... 9 squadre su 10 mi danno 50 e il rosso me ne dà 0.
per dire. Dici perché devi andare lì piuttosto dove che... No, dici se il rosso delle da zero non ci vado, questo è il punto. No, cioè, allora, poi a parità di progetto, se poi mi arriva Sespo e mi dice, guarda, vi sto dicendo a caso, non vi sto dicendo trattamento. Sì. E mi dice, J-Pata, io ti do la fascia di capitano e la numero 10, in più è un ruolo dirigenziale, puoi incidere sulle decisioni del team. Abbiamo 10 ingressi omaggio a Cucci Terme, che è il mio sponsor, non lo so poi, E in più ti faccio fare 3 bottiglie al gatto pardo. Ti dico, vabbè, è un'offerta coesa, capito? Cioè a me non piacciono, a me piacciono le robe articolate. Se viene uno da me e dice, ti do 1500 alla firma più 300 a giornata, ci stai? È un'offerta anonima, io non gioco in Got League per i soldi, non me ne frega, mi diverto. Se arriva Sespo e mi dice, ti do un viaggio in Egitto dove puoi fare una settimana sul cammello, già io ti giuro, grazie. Io dico, ci sta, perché sei andato a Iolimpo? Perché mi fa, perché vado sul cammello una settimana gratis, mi fa ridere. Da spaccare. Però, toglimi una curiosità, la squadra che ti ha fatto l'offerta che ti è piaciuto di più, ha fatto parte delle finals oppure non le ha partecipate? Ma non, cosa sono le finals? Cioè il secondo giorno, sono quello di gli qua? Ultimi 2 giorni, gli ultimi 2 giorni che avete fatto. Sì. Chi è che mancava lì? Lì mancavano un Chachos, poi mancava la Golden, Oragon. E poi in teoria non ci doveva essere. E Blancos. Blancos, Muchachos, Golden, Oragon e Golden. Allora, Blancos e Muchachos non mi hanno fatto un'offerta. Quelle due squadre lì non mi hanno fatto un'offerta. Ma Seo non mi ha fatto un'offerta. Ok. O almeno non direttamente. Cioè, magari, che ne so, incontravo Abe e dicevo, ciao bro, come stai? Allora vieni Redlock? Mi faccio, guarda, quando vuoi. Mandava un audio al Masseo, e Masseo, quando vuole. Però era quella roba lì, cioè, non so come dire, così, per scherzare, ok? Cioè, Masseo mi dice, ti apprezzo come giocatore, però oggettivamente che vado a fare Redlock, dai? Praticamente siamo 9 squadre contro una, lo sappiamo. Cioè, dobbiamo, la gente vuole che vinca un'altra squadra. Sì, effettivamente. E poi, un'altra squadra che non mi ha fatto un'offerta incisiva è quella di Ragnar, di Pegasus. Quindi queste tre non me l'hanno fatta. Quindi Pegasus, Redlock, Muchachos e Blancos non sono su J-Pata. No, zero. Perfetto. Okay. Se volete una notizia, questa è quella che vi posso dare. Poi ci sono gli Eternals, ne rimangono 5. Basta, non posso dirvi di più. Va bene, considerando che, mettendo anche che questi 5 abbiano fatto tutte un'offerta per Pata, che ci può stare, quella più vicina è quella che ha offerto l'offerta economicamente meno vantaggiosa. Sì. Hai detto così, no? Diciamo di sì. Io ho 2 squadre in mente, le dico? Deal. Oragon e Olimpo. Una delle due, secondo me. Una delle due. Dalla faccia di Pata però non traspare nulla, quindi ottima poker face, devo essere onesto. Mi hai stupito. Ma scusa, ma Yoragon e Iolimpo. Allora, Iolimpo con chi giocano? Chi è andato via e chi rimane? Rimane Berlini, Berlini e Crispo, però chissà che sia arrivato qualcun altro. Ok, Yoragon chi hanno? Nessuno. Ho capito, ma te hai parlato con loro. Loro ti hanno detto che hanno preso. E quindi dopo qua si apre una finestra completamente diversa di cui non possiamo parlare. Io adesso cerchi di sviarmi, è per questo che mi stai dicendo squadre, queste cose, è per questo. Tutte le squadre, tutte le formazioni di quelle che mi ha fatto l'offerta. Ci sono degli acquisti che non sono stati rivelati, lo sapete, ma clamorosi, Noi lo sappiamo. Ah, voi lo sapete? sì, beh, lo sappiamo. Forse. Sì, beh, minchia, ma alcuni, ho detto minghi. Anche alcune permanenze, ti dico la verità, mi hanno spiazzato. Permanenze che ti hanno spiazzato. Può darsi. Paolo, tu dove lo vedresti, Pata? Da noi. Incredibile, proprio diretto da noi. Bellissimo. Da noi oppure forse agli Olimpo. Tutto torna in casa Olimpo, Pata, però tutto torna in casa Olimpo. Vediamo. Vabbè, quel giro al cammello secondo me c'era un po' di verità dietro, Posso dire che Sespo è molto bravo a fare trattative, però dico che non è ancora sicuro che io ho scelto di andare via da Eternals, capito? E non sto bluffando, giuro sull'anima di mia madre che io ancora non ho scelto se andare via o no da Eternals e soprattutto che ruolo avrò se rimanere agli Eternals, perché magari
Magari mi metto a fare allenatore perché non mi cede, perché mi cede il ginocchio per la season estiva. Ci sono un sacco di cose che purtroppo non capisco io e non capiscono i miei dottori. E quindi io sto aspettando anche un po' l'ok da parte loro per tutto quello che riguarda. Perché comunque in God League il livello è alto, ragazzi. Cioè, è sempre più alto, ok? Quindi a me piacerebbe molto fare il direttore sportivo, quindi creare la squadra, vi dico la verità. Però puoi anche giocare. Quindi diciamo vorresti un doppio ruolo, se possibile. Mi piacerebbe avere un doppio ruolo, tipo quello che ha Canella, no? Agli outsider. Sì, Non è detto che gioca. non è detto che... a lui è detto che si fa da parte se serve farsi da parte per il bene degli outsider. Poi ha anche detto che vorrebbe giocare, quindi diciamo che secondo me all'inizio giocherà. Poi Entra, si allora. impone per entrare e poi dopo, vabbè, Ragnar dopo lì, no? Cappella un po' Ragnar, diciamolo, fa i suoi golletti ogni tanto a buco de culo, però lì. Vi faccio una spoiler e poi vado. La squadra con cui ho parlato e mi ha impressionato un po' di più. Io sono daltonico e il colore della maglia della squadra con cui ho parlato di più e che potrebbe essere interessante, io la confondo con un altro colore simile. Ok, allora io prima che tu te ne vada ti faccio salutare un presidente che sicuramente un'offerta te l'ha fatta. Presidente Vediamo. onesto. Che però si è bloccato appena entrato. Aspetta, aspetta. Ma dove si trova? Ah, Sotto casa tua. scendo? Dovrà mettere le cuffie perché c'è veramente. Ecco. Devo scendere, mi No, sento. io sto andando ad allenarmi, cosa che tu non fai da mesi, credo. Aia. È vero? Vabbè, Di comunque. che si parlava? Si parlava della futura squadra di Ipata. Ma perché ha deciso che vuole cambiare? Più o meno siamo su quella strada lì. Ha fatto degli spoiler importanti, tra il quale una Mitch. delle, cioè la squadra che ha scelto, più o meno, che sta comunque scegliendo, siamo su No, quella no, strada lì. che ho scelto, che ha fatto l'offerta un po' più interessante, dai. Vabbè, però dai, mescoliamo un po' le carte, No, mescoliamo. Comunque. io ho detto che non ho ancora scelto di lasciare o no gli Eternals. Ho un colloquio entro questo venerdì con la dirigenza Eternals. Mi spieghi quale sarebbe la dirigenza delle Eternals? Stessa dirigenza esiste. ZV e basta. Ma Ah, Guarnacchia ok. non c'è? No, io ZV, Guarnacci e Umberto, chiaramente. Comunque, Ah, ok. ho un colloquio con loro che per capire quale sarà il mio futuro. Una volta che ho definito il mio futuro e capiamo anche le mie volontà insieme alle loro, io intanto sto parlando con i presidenti e mi sto muovendo perché nel caso dovessi lasciare, cosa molto che è possibile, vado nella squadra che io inverto il colore con un altro. Si dice così? Sì. Lo scambi per un altro colore, insomma. Perfetto. Esatto, perché sono daltonico. Ci metteremo ad indagare un attimino sui tipi di daltonismo e ci faremo sapere. Allora, io vi dico, il verde lo scambio con il giallo, il grigio lo scambio con il rosa, il blu lo scambio con il viola, giuro, eh. Poi quale scambio? Quindi tutte le squadre sono possibili, diciamo. Ma ce n'è una che vedo particolarmente simile all'altro colore. Particolarmente. Ma diciamo, girone blu, girone bianco, era il tuo vecchio girone, questa squadra? Giocava nel tuo girone? Ma che ne so? Ho giocato contro tutti. Lo sai, lo sai, lo sai, lo sai Ma bene. no, questa è la preparazione degli Eternals. Non sapevano manco con chi giocavano. Penso un Nel tuo po'. girone ci stavano Oragon, Blancos, Muchalsos e Redlock. Sono te che dico che. No, non te lo dirò No, hai mai. già fatto trasparire qualcosa, quindi. Palese l'altro girone, dai. Eh sì. Tutto porta verso solo una casa. Vediamo, non lo so, devo Da una andare. casa un tempio, poi La vabbè. casa io ho una maglia. Pata, di che colore è la maglia che ho? Verde o gialla? Sempre lì il problema. Vabbè, la fucina comunque non sarebbe una brutta destinazione. Manfredi Però mi ha. dopo devi fare turnover con Maui.
con Matteucci, con Bobby Abale, chi più ne ha più ne metta. Io ho detto, lo Jodic. Io dico, io preferirei che rimanesse agli Eternals, perché se no gli Eternals diventerebbe una squadra, cioè già lo è, perché il mister è imbarazzante. Quelli che giocano con Patacchini sono imbarazzanti, quindi diventerebbe una squadra proprio della beneficenza, capito? Quindi io preferirei che rimanesse. Ho capito, devo fare il bene, adesso vediamo. Ci vediamo, ciao a tutti. Ciao Jay, grazie. Io guardo solo l'insider, frate, tre pizze in testa è rituale, amen. Io guardo solo l'insider, frate, prima che si facciano bannare.